con Marcello Ghizzinardi, post partita di All Food Paffoni. Marcello, partita strana, perché sull'8-19 sembrava indirizzata verso la vostra parte, con ritmo, poi transizioni sparite, l'entrata di Cuccarolo ha fatto la differenza, e il dato alla fine 34-19 al rimbalzo è un dato che pesa tantissimo. Sì, ma insomma, che Firenze avesse dei giocatori che ci potessero mettere in difficoltà, ci sapeva. C'è stata l'entrata di Cuccarolo nel primo tempo, la fiammata di Vico nel secondo, che è stato una, come dire, due gol imparabili se parlassimo di calcio, per cui voglio dire, c'era poco da fare. Avremmo potuto fare meglio invece nelle altre situazioni, perché 34-19 non li ha presi 34 tutti Cuccarolo, no? È evidente, per cui soprattutto nel momento della partita dove bisognava stare attaccati nella partita, oppure nel momento in cui sembrava la riacciuffassimo o comunque difendessimo una differenza canestri migliore, sono stati proprio rimbalzi offensivi, canestri facili concessi, due backdoor in mente, due uscite di Bianconi, un po' con fallo, un po' fortunato, però Bianconi ogni volta che è uscito dai blocchi è uscito con un vantaggio. Questa è la cosa che non ci sta. Per cui bisogna lavorare più su quello che si può fare. Contro lo strapotere sotto le plance di Cuccarolo noi possiamo migliorare sicuramente, però devo dire che anche il ragazzino, fin quando non si è messo a parlare con gli arbitri, ha fatto il suo. Il problema, appunto, potevamo secondo me limitare di più Bianconi. Che cosa dice Marcello questa partita? Siamo alla quarta giornata, comunque sono due squadre che hanno cambiato molto, sia la tua che la Fiorentina. C'è tanto da migliorare. Ecco, oggi probabilmente Omegna si è scontrato contro una fisicità che può essere forse un piccolo segnale su cui lavorare, che queste possono essere partite su cui Omegna può soffrire. Sì, anche se mi dispiace, perché abbiamo fatto dei passi indietro rispetto alla partita di San Miniato, che è stata una partita simile, con una squadra e con due squadre della filosofia simile. Chiaramente Firenze ha più qualità, su questo è indiscutibile, però oggi secondo me siamo mancati dal punto di vista agonistico, più che dal punto di vista tecnico, ovviamente tattico, ma dal punto di vista agonistico, soprattutto nel pitturato, siamo stati troppo morbidi. E per cui è vero la fisicità, però si può sopperire con l'agonismo, con la mentalità, e oggi sinceramente non eravamo nella nostra giornata migliore. Limitato bene anche Grande, che è partito bene con 5 punti in fila, poi un po' la staffetta di Bastone, un po' il pressing di Savoldelli e Drocker, chiudevano bene l'area là dentro e si è andato un po' a intasare là dentro. Sì, chiaramente, allora, quando torni dove hai giocato tendi sempre a voler far figura, per cui un attimo alla fine la frustrazione, perché sicuramente era frustrato, perché alzando gli occhi al tabellone, la frustrazione unita alla stanchezza, perché non dimentichiamo che a Firenze mancava Berti, a noi ci mancava Cantone, che insomma il ruolo del playmaker è un'assenza abbastanza grave, per cui ho dovuto un po', come dire, cuocere Alessandro, e Alessandro quando i minuti se ne andavano, appunto la staffetta fisica su di lui proposta da Nicolai e un po' di frustrazione, chiaramente è andato un po' calando nel finale, ma insomma è una cosa che ci si poteva attendere all'inizio. Sono altre le cose secondo me sulle quali bisogna migliorare. Ultima cosa, come l'anno scorso è un duello quello fra Omegna e Firenze secondo te? Non lo so, perché queste sono partite strane, perché comunque non deve far testo, questa è quella di mercoledì, noi veniamo da una partita giocata sabato, ne giochiamo un'altra sabato, non lo so, secondo me c'è più equilibrio rispetto all'anno scorso. Io mi ricordo che ho centrato la qualificazione di Coppa Italia perdendo praticamente mai nel girone d'andata, l'ho centrata il 20 dicembre, ora io penso che quest'anno non sia una così, penso che ci sia molto più equilibrio, soprattutto in Toscana. San Miniato secondo me è una squadra molto molto con molta più qualità rispetto all'anno scorso, Empoli è una squadra molto pericolosa, Piombino, Firenze l'ha già assaggiata, per cui secondo me non sarà un duello e sarà molto molto equilibrato da qui fino alla fine della regular season.